Ci spostiamo ora in Lombardia per parlare delle delibere approvate dalla Giunta in tema di commercio. Con queste due delibere è stato realizzato un altro punto del programma, ha sottolineato il governatore Maroni nel corso della conferenza stampa della dopo Giunta. Sentiamo dunque lo stesso governatore. L'attuazione di uno dei punti importanti del programma, quello sul commercio. Ringrazio l'assessore Cavalli e tutto il suo staff per l'intenso lavoro fatto in tempi molto rapidi. Mi pare che tutti i principi fondamentali a cui si ispira l'azione del governo della Regione Lombardia siano riflessi in queste delibere, in particolare questa ultima che hai illustrato, e cioè la promozione e la tutela dell'occupazione con l'assunzione di giovani, donne e diversamente abili. E di oggi il dato drammatico di Istat che dà la disoccupazione giovanile è oltre il 41%, record storico. Sui giovani e sull'assunzione di giovani e sul favorire i giovani abbiamo già fatto altre misure come quella dello start-up, di imprese innovative, con risultati veramente molto 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 confortanti che saranno illustrati prossimamente. Anche in questa delibera sul commercio noi prevediamo promozione e tutela dell'occupazione. E poi il secondo punto è, come è stato detto, la valorizzazione delle produzioni lombarde, il marketing del territorio. Prevediamo appunto le autorizzazioni delle nuove grandi strutture di vendita, l'allestimento di specifici corner in cui mettere l'agroalimentare a chilometro zero. Vogliamo favorire, non possiamo imporlo ma per legge, ma vogliamo favorire con ogni mezzo la distribuzione della nostra eccellente produzione agroalimentare lombarda, favorendo appunto quelle strutture, quelle autorizzazioni che prevedono l'installazione di questi specifici corner. È un contrasto anche alla contraffazione alimentare, ovviamente, che è in linea con quello che l'iniziativa che abbiamo preso per Expo, e cioè il protocollo da far sottoscrivere a tutti i paesi europei, almeno tutti i paesi europei, sul contrasto alla contraffazione alimentare. Altro punto importante mi pare quello della sostenibilità ambientale e la decisione di non consentire l'autorizzazione per quelle varianti degli strumenti urbanistici dei PGT, dei piani di governo del territorio, che trasformino le aree agricole in aree destinate a grandi strutture di vendita. Una scelta importante, una scelta impegnativa, una scelta politicamente rilevante che deriva dal fatto che la vocazione della Regione Lombardia è quella naturalmente della piccola e media impresa, come sappiamo, ma la Lombardia è la prima regione agricola d'Italia e tra le principali regioni agricole d'Europa. Questa vocazione noi vogliamo tutelare perché è un rispetto dell'ambiente, è un rispetto dei nostri cittadini, e quindi le aree destinate all'agricoltura rimarranno e, per quanto ci riguarda, devono essere mantenute, devono essere tutelate, e con questa misura, con questo provvedimento noi realizziamo anche questo importante obiettivo. Tutti gli obiettivi previsti nel programma, per cui dal programma ai fatti, anche qua ci mettiamo il timbro. Abbiamo chiesto alla Commissione del Consiglio di procedere rapidamente prima di Natale all'approvazione, deve poi tornare in giunta per l'approvazione definitiva, ma avendo rispettato i tempi entro la fine del mese di novembre, nella malaugurata ipotesi che la Commissione dovesse andare e sfruttare tutti i 30 giorni a disposizione, riusciremo comunque ad approvarlo entro fine anno. Faremo al massimo una giunta il 30 di dicembre, è già programmata, non si sa mai, ma sono ragionevolmente certo che potremo farlo prima di Natale. Non cambia nulla perché l'importante è farlo entro la fine dell'anno. L'impegno che abbiamo preso, scade la moratoria al 31 dicembre, non ci saranno proroghe, così come richiesto anche dal TAR, ma lo sapevamo già, l'avevamo già deciso, non c'era questo problema. Quando fissiamo un termine, quello è il termine. Come regola generale, ho detto agli assessori, non ci saranno proroghe di termini fissati, così sarà per la moratoria,
così sarà, parlando di territorio, della legge che abbiamo approvato, che proroga al 30 giugno 2014 la possibilità per i comuni di fare un piano di governo del territorio, quelli che non l'hanno fatto. Il primo di luglio del 2014 i comuni che non avranno ottemperato, non sarà loro concessa alcuna proroga, sarà mandato il commissario. Quindi siamo perfettamente nei tempi, sono molto soddisfatto, grazie Assessore, grazie alla tua struttura, e mi pare che abbiamo realizzato un altro punto del programma. Io ho concluso. Prego, Presidente. A conforto della preoccupazione tua e nostra e dei Lombardi sul tema dell'occupazione, io vorrei solo ricordare qui che il Consiglio nell'ultima seduta ha anche approvato, su proposta della Giunta, in maniera piena e senza modifiche, un provvedimento che amplia le cosiddette aree mercatali, consente insomma per i commercianti ambulanti, itineranti, di aprire nuovi mercati oppure di avere nuovi posteggi in mercati già esistenti. Sono circa 1000 posti, non sono pochi. Le aziende che si occupano di commercio ambulante sono, come credo sappiate, circa 20.000 in Lombardia, complessivamente danno lavoro a circa 60.000 persone. In questo modo ci potrà essere, in un commercio a volte necessario, nei comuni più piccoli, nei comuni più lontani dalle grandi città, nei quartieri urbani, periferici, in questo commercio che pure è un aspetto necessario del sistema complessivo commerciale, ci saranno altri posti in cui si potrà, nella direzione giusta, cioè altri posti